Cari amici di Mille un'avventura, recentemente Claudio Dafra mi ha ricordato l'uscita di questa conversione di Eye of the Beholder, un mitico gioco, adesso ne parliamo, che lui stesso, sapete Claudio Dafra, l'abbiamo già citato più volte sul canale, lui stesso sta creando una conversione di Eye of the Beholder in versione, diciamo, browser, e sul sito Project CD, sul canale YouTube Project CD, si vede un po', eccola, si dà l'idea di quello che sta facendo, realizzando appunto questi scenari in tre dimensioni, penso che usi i soliti strumenti tipo Blender che lui usa benissimo e che in formato, diciamo, avventura testuale, vedete qui le scritte, devo avere già mostrato queste cose tempo fa in qualche video, però non riuscendolo più a trovare tra tutti i video che ho creato, probabilmente me lo sono perso da qualche parte, in qualche diretta probabilmente l'avevo mostrato. E eventualmente, insomma, lo andrò a recuperare. Vedete, tutti questi scenari sono immagini statiche e funziona questa sua conversione come una avventura testuale. Vedete, incantesimo, quindi è andato avanti rispetto a quello che avevo visto io. Però quello che vogliamo mostrare, visto che stranamente non l'ho ancora fatto, oppure l'ho fatto ma non riesco più a trovare il video, è segnalare questo Eye of the Beholder che è stato convertito e pubblicato gratuitamente per Commodore 64. Dicono qui su multiplayer.it, è una notizia di più di 6 mesi fa, una conversione perfetta per Commodore 64 di questo gioco del 1900. 90, qui dice data di uscita della trilogia 1995, ma il primo gioco è del 1990. Qui vedete la conversione per Commodore 64, spiegano un po' tutto su questo sito, poi qui sotto in descrizione troverete dove scaricare il gioco e qui già si vede una bellissima schermata in cui incredibilmente sul Commodore 64 sono riusciti a stipare tutte queste immagini che vengono appunto mutuate dal gioco originale. Qui c'è scritto la situazione della licenza, perché evidentemente non si sono preoccupati prima di creare il porting del fatto che il gioco è ancora sotto proprietà intellettuale di Wizards of the Coast, cioè di Dungeons and Dragons praticamente, e non hanno ricevuto una licenza per questo porting, per questo port, e quindi non possono distribuirlo in modo commerciale. Meglio, così noi lo possiamo giocare gratuitamente. Esiste anche la versione open source per la community del Commodore 64. Suggeriscono di comprare la versione originale, ma noi ce l'abbiamo e tra l'altro, dato che è complicato mostrare la versione originale, l'andremo a vedere online, tanto per far vedere quanto è stata accurata questa conversione. Ora, qui lo trovate questa conversione, la trovate qui su questo sito, votato 114 voti, 10 su 10 praticamente, è stato apprezzatissima, pubblicata il 21 novembre 2022, quindi più di 6 mesi fa, però appunto se siete appassionati andatevelo a scaricare. Eye of the Beholder è questo gioco del 1990 con queste schermate che tra poco vedremo in tre dimensioni, ci si può muovere all'interno. Io devo aver già fatto tempo fa un video, casomai se vi ricordate qual è, segnalatemelo perché non riesco più a trovarlo, ma sono sicuro
o di aver progettato di farci un video oppure di averlo proprio fatto e me lo sono perso. Io stesso ormai nei miei video non riesco più a trovare quelli che mi interessano. È una trilogia, è uscita la trilogia nel 95, come leggevamo prima. Ma andiamo a vedere l'intro, tanto per, vediamo se riesco a mostrarla a schermo intero. Ecco, è partito DOSBox, gli chiediamo la grafica VGA. Questa è la versione per DOS, quella del 1990, la versione 1.7 del gioco. Poi ci chiede se vogliamo la Sound Blaster, le schede sonore dell'epoca. E poi vuoi usare il mouse? Sì. Qui mi daranno sicuramente il copyright sulla musica, ma pazienza. Ed ecco tutto l'intro. La faccio vedere solo perché poi la vedremo in versione Commodore 64. Eye of the Beholder e ecco qui l'intro. Si sono riuniti. Ecco Sono riuniti per ripulire i dungeon di questo pittoresco luogo e forse hanno trovato una soluzione per ripulire i dungeon, rivolgersi a degli avventurieri, che sono questi che si stanno avvicinando al monarca. Ecco, in pratica vengono incaricati di scoprire la natura di ciò che è nei dungeon. Vedete la grafica VGA nel suo splendore. Bisogna prepararsi per questo viaggio pericoloso. Ecco i nostri eroi che escono dopo aver ricevuto l'investitura. C'è tutto il popolo intorno. E ora inizieremo la nostra ricerca nei dungeon sotto la città. E c'è questa grata, ed ecco che siamo entrati. Ripeto, questa è la versione MS-DOS in browser. E vedete che si è chiuso dietro di noi l'uscita. Il nostro destino è sigillato. E dobbiamo andare appunto a scoprire. Ecco, qui poi c'è tutta la costruzione dei personaggi, ma per esempio Paladino e così via. Vabbè, comunque questa parte vediamo sul Commodore 64 di vederla. Quindi si può scaricare questo gioco tranquillamente ed ecco qui, andiamo a chiudere, ed ecco qui la versione per Commodore 64. Vedete, possiamo iniziare una nuova missione, un nuovo gruppo di avventurieri o guardarci l'introduzione. E ci andiamo a vedere l'introduzione perché vogliamo sentire la musica. Vedete, è praticamente identica, non c'è alcuna differenza se non qualche colore un po' più slavato.
però la scena è quella. Come diceva Claudio Daffra, la musica che sto coprendo riprende proprio la bellezza del gioco originale. L'intro è stata riprodotta fedelmente, in modo assolutamente fedele. E anche la musica resa dal SID del Commodore 64 è davvero stata realizzata in modo perfetto. Ecco qui la grata che verrà chiusa dalla frana. Il loro destino è sigillato ed ecco che comincia il gioco. Possiamo iniziare un nuovo gruppo di avventurieri. Con la Q si potrebbe iniziare già il gioco, però senza aver creato un gruppo di avventurieri. Ah, ecco, ci hanno fornito questi avventurieri di base, probabilmente che non abbiamo potuto personalizzare. Ci sono due combattenti, un mago, un chierico e poi, vediamo se, immagino di dover usare, non so come fare, ah, ecco, leggiamo l'aiuto. Allora, per muoversi WASD, quindi stavo usando il mouse, ma per muovermi devo usare i soliti pulsanti. Quindi andiamo a vedere come si fa a uscire. Andiamo avanti, ci giriamo di qua. Avanziamo e lì c'è la porta che non ci fa passare. Non puoi andare in quella direzione e probabilmente se mi giro da questa parte trovo una leva che per azionare la leva dovrò usare, cosa dice, spazio o invio. E allora proviamo spazio. E finalmente sono riuscito a muovere. Ovviamente su un emulatore le cose si fanno più difficili e qui già sta arrivando qualche avversario che me le sta dando di santa ragione e vorrei tanto riuscire a colpirlo, ma non ci riuscirò mai. Scappiamo. Intanto uno dei combattenti è stato ucciso e direi che stiamo soccombendo miseramente, anche il secondo fighter è distrutto. Devo studiarmi semplicemente un po' i tasti, perché in effetti vedo che non si riesce. Abbiamo perso uno dei combattenti a furia dei colpi ricevuti dal nostro goblin o quello che è, e quindi andiamo semplicemente a distruggere anche il secondo combattente perché non sappiamo che tasti premere. Comunque voi provateci, magari qui sotto nei commenti mi spiegate come posso fare. E quindi un bel gioco portato su Commodore 64 dagli anni 90 fino ad oggi.
qualcuno si è dato la pena di fare questo fantastico porting. Non vi resta che provarlo voi stessi e a me non resta, a mia volta, che ringraziarvi per l'attenzione. Ci si rivede in un prossimo video, in una prossima diretta. Ciao a tutti!